È una specie di onore parlare a tutta sta gente così giovane, insomma, è veramente bello. Il matto che sono io, tanto per essere chiari, avete sentito cosa fanno in giro per il mondo quando la gente non si interessa di cosa sta mangiando. C'è qualcuno che per farla mangiare per voi adopera un sacco di porcherie, vi rovina la terra, vi rovina l'acqua, vi rovina l'aria e vi rovina la vita, perché poi non è che abbiamo una seconda vita o una seconda terra. Quindi sta a voi scegliere da che parte stare, prima lo fate meglio è. Il cavallo non... bisognerebbe chiedere a lui, perché alla fine è lui che tira, io dietro dovrebbe chiedere a lui, però mi sembra abbastanza felice e andiamo d'accordo così. L'agricoltura è una cosa fantastica, è bellissima, io vi invito a mettere le mani nella terra, perché andateci scalzi, andateci... Tanto l'uomo, sapete cosa fa l'uomo? Avete un bel posto, cioè che bello sarebbe abitare qua, poi non ci fa la casa, dopo la casa fa il giardino, poi il giardino fa la staccionata perché non entri nei piccioni, poi fa la strada, poi fa il negozio, poi per star bene cosa fa? Va in vacanza, dove non c'è la casa, la strada, va in montagna, va al mare, va a contatto con la terra. Quindi stare a contatto con la terra è una cosa bellissima, io vi invito a farlo, è una forma quasi di arte, si chiama agricoltura. La monocultura, con tutte le sue cose, il lato peggiore della monocultura è che riduce l'uomo al servizio della macchina, non è la terra, l'uomo non è il servizio della comunità, della terra per fare da mangiare, ma è il servizio di un'industria che di voi poco si importa, se non che sa che avete bisogno di un tot di calorie al giorno, in qualche modo vi fa avere. Il mio invito è proprio quello, andateci, mettete le mani per terra, cominciate a vivere a contatto con la terra, vedrete che è molto più entusiasmante di quello che si crede. Fare i contadini non è un brutto lavoro, è veramente tragico che c'è gente che va e avvelena se stesso, avvelena la terra e avvelena la comunità in cui vive, è tragicomico. Non credo di essere io il matto, assolutamente. Il matto è chi fa quelle cose lì e chi mangia quelle cose lì, insomma, c'è poco da fare, la chiamano convenzionale, io farei un po' più, è veleno, non è convenzione, è veleno, santo Dio, non ci serve un granché per capire che se mangiate veleno non funziona, no? O mi sbaglio, lo capiamo tutti, allora cominciamo a darci da fare, perché quello che mangiate è più importante di quello che si crede. Uno che mangia male, sta male, non può pensare bene. Provate a fare un bel quadro, a comporre la musica, a far avendo un nucero. Dai, vediamo. Perdono, avendo istruzioni sanguigne o problemi respiratori. La monocultura cos'è? È una nota sola. Anzi, che è una melodia, è una nota sola. La monocultura è un atto di imbecillità. Non è agricoltura, è agrignoranza. L'agricoltura è una cosa entusiasmante, è bella, è simpatica, vedete gli insetti, vedete gli animali, vedete le piante. Sapete come si fa a fare un pomodoro buono? Non lo dovete piantare tutto in fila solo pomodori, veri sono scemi che fanno la roba lì. Voi dovete l'anno prima piantare le cipolle, dopo vangate la terra, portate un po' di letame e piantate un pomodoro, un sedano. Voi mangiate i pomodori più buoni del mondo. Perché vi ostinate a mangiare pomodori che non sanno da niente? Ma perché? Datevi da fare, cominciate, no? Per mangiare i fagioli, sapete come si fa a mangiare i fagioli buoni? Seminate il mais e quando è nata la terza foglia del mais passate e seminate i fagioli. Il mais cresce, il fagiolo fa su, tutti e due stanno bene. Il fagiolo produce l'azoto che serve al mais per crescere, il mais viene dolce, il fagiolo anche. Si amano, si vogliono bene e fanno un frutto migliore. Il problema è che dovete raccoglierlo a mano, che c'è frega, più buono lo facciamo lo stesso, no? Dobbiamo mangiare i fagioli mica buoni e il mais che fa schifo, io direi di no, no? Non siete convinti? Volete continuare a mettere sale, mettere aromi, perché la vostra roba sa niente? Insomma, cominciate un po', decidete un po', che parte strana e cominciate, no? Poi vedete che tutto cambia, il cavallo a suo tempo è stato un sogno, poi ho cominciato a frequentare gente che adoperava l'animale per fare un'agricoltura migliore, vedi che le cose vengono più buone e impari da loro. Non siamo noi che sappiamo, possiamo imparare insieme.
fin da piccolo, io sono salito sui trattori che avevo 6 anni, no? C'è un trattore, attacchi da aratro, via come il treno, a 8 anni ero capace di arare, andavo su e giù, facevo quelle arature perfette. Poi comincio col cavallo credendo di essere capace, non viene bene. Poi il cavallo non vuole tirare e poi ma che cosa c'è che non va? È semplicissimo. La terra non la potete muovere quando volete voi. La terra ha un momento in cui va mossa. L'animale ve lo insegna perché se è dura, lui col cavolo che si mette a tirare. Mica scemo. Se è troppo bagnata che scivola, col cavolo che si mette a tirare. Invece col trattore c'è il rumore, non sentite niente. Avete una forza spaventosa, andate e alla fine il lavoro è fatto. Avete fatto una aratura fatta male, dove le piante cresceranno male, dove dovete continuare a metterci cose per poter fare una cosa mediocre. E tutto questo non ci si rende conto fin quando non si comincia a fare le somme, a vedere le cose, no? L'agricoltura o il veleno, a me scoccia chiamarla convenzionale, ma che non è giusto che voi mangiate roba avvelenata, non è giusto secondo me. L'agricoltura fatta così consuma dalle 4 alle 8.000 calorie per 1.100. E mica ci siamo, vero? Anche se cambiano il prodotto da metà nella botte, non va mica bene lo stesso. Dobbiamo fare un ragionamento un po' più ampio, un po' più grande. Dobbiamo impegnarci sostanzialmente, ma non è tragico, è solamente bello, perché non abbiamo scelta. Non abbiamo un'altra terra, non abbiamo un'altra vita, abbiamo questa. E non è bello vivere tristi, vivere imbronciati, avere mal di pancia, è bello essere felici, è bello andare a lavorare, è bello studiare, è bello vivere, santo Dio, vivere. Non afflosciarsi e lasciare che altri decidano per noi dicendo che questo è buono. Mettete in discussione, provate, guardate, studiate. È semplicissimo, non è così difficile. Io non ho avuto la possibilità di studiare perché in casa mia non c'erano abbastanza soldi e poi eravamo in tanti, per cui insomma per far studiare uno gli altri sono andati a lavorare. È stata una grazia, perché così non ho smesso di studiare, non ho finito gli studi, sto ancora studiando. Ed è bellissimo, è interessante, quindi scoprire cose nuove, continui a capire il senso di ciò che fai e del perché lo fai. E in più sei consapevole, lo fai con uno spirito diverso, con uno spirito bello, con uno spirito... Tutto è cominciato perché io non avevo il coraggio di avvelenare la terra, di avvelenare l'acqua, di avvelenare l'aria e di avvelenare la comunità in cui stavo inserito. Quando ho studiato agraria ho dovuto imparare i nomi di qualche diserbante, se no il 6 non me lo davano, ma ero profondamente convinto che quella non era una strada fatta per me. Volete distruggere il mondo, lo volete avvelenare, volete uccidere la gente, fatelo, io non lo faccio, fatelo voi. Io credo che sia più entusiasmante e più bello invece divertirsi, sapere cosa si fa. Più sapete cose, più avete possibilità di divertirvi, in qualsiasi campo. Con niente non si ottiene niente. È un conto è studiare e non capire perché se lo fa, è un conto è studiare perché invece questo diventa un compendio, diventa una cosa che poi vi rende più bella la vita, più simpatica, più gioiosa, no? Non siete convinto. Ti devo inventare un'altra roba. Quanti minuti devo tenere ancora? 3 ore, altre 3 ore. Non c'è problema. Non c'è problema, vi posso parlare delle galline, vi posso parlare. Vediamo un paio di minuti. No, dai, se avete domande da sapere quanto mi diverto, ad esempio, tanto. Un'altra domanda? Non so, devo farmele da solo. Ah, ecco, c'è una cosa che volevo vedere che vi vedo in tanti. Guardate che la pianta del melo non fa la mela perché voi possiate mangiarla. La pianta del melo fa la mela per fare i semi e assicurarsi una discendenza e una diffusione del territorio. Tutto quello che voi vedete attorno ai semi è il compendio, la vera forza, la vera energia, il vero succo è il seme, che se voi lo mettete per terra germina. È fatto per essere mangiato, i semi non dovete buttarli lì, anche la mela si scarta il picciolo perché è un po' legnoso, non siamo capre, ma il resto mangiatelo, abituatevi a mangiarlo perché vi fa bene, vi pulisce l'intestino, non masticateli perché sennò poi quando no, non possono germinare, no? Devo mandarli giù interi e gli assicurate una vita migliore a quella pianta lì se avrà la fortuna di cadere da qualche parte e germinare.
ma non gettatela quella roba lì, è il vero senso del perché la pianta lo fa. Adesso non vi dico di mangiare il seme della bicocca, però quando si può, il seme della pesca, insomma, non mangiatelo, perché poi nascono anche, da, anche senza, insomma, ecco, il seme dell'uva, il seme della mela, il seme del melone, ecco, il melone è un po' più difficile, però quel melone potreste metterlo in bagno alla sera, il seme di melone, e lo bevete alla mattina. L'acqua che fa è una specie di mucillagine, la prima volta vi dà un po' fastidio, ma poi in realtà vi fa molto bene, è un riequilibratore della flora batterica intestinale. In Sud America lo prendevamo perché sennò dovevamo prendere pastiglie contro il tifo e contro quelle cose là, invece basta mettere nell'acqua i semi del melone e tutto funziona, quindi perché devo prendere le medicine? Non lo so, dai, fate una domanda che vediamo. Quanti litri di vino produce all'anno? Allora io, la mia azienda si sviluppa su 8 ettari, dei quali 2 sono messi a vigna. È una scelta, infatti credono che sono matto, perché in Valtoricella non pianto vigne dappertutto. Per me i matti sono loro, è lo stesso, non ve l'ho già detto. Si fa così perché per fare un'uva che diventa vino, lei, non che lo faccio, che diventa vino, ho bisogno che le piante crescono in armonia, crescono insieme ad altre piante, per cui non è possibile fare la monocoltura, perché la monocoltura è un disastro, le piante non stanno bene, è come se voi aveste in casa tutti specchi, uscite dalla casa, sono tutti specchi, quelli che incontrate per strada sono identici a voi, una gran rottura dei maroni, insomma, è più bello invece essere tutti mescolati, diversi e parlare e discutere insieme. Tutto questo per dirti che alla fine la pianta non fa l'uva perché io possa fare il vino, la pianta non gliene frega minimamente, come per la mela, non lo fa il melo perché lo possiate mangiare voi, avvolgono il seme di determinate sostanze per fare in modo che, siccome che sanno che qualcuno passa da lì, lo mangia e poi disperde il seme più lontano, è un modo di propagarsi che hanno le piante. Per cui tutta l'uva che la pianta fa non è adatta a fare vino, secondo me. Bisogna capire, saper discernere. Fatto questo, cominciate a calare, che non ci sono così tante piante, non si prende tutta l'uva, alla fine quello che faccio sono circa 20 ettolitri di vino per ettaro. Vi dice qualcosa? Non vi dice niente, no. Allora, per darvi un numero, si possono fare in Valpolicella 120 quintali di uva ettaro, la metà si fa a marrone e vengono intorno le... guarda che non mi ascoltano, buttano via il posto. Si possono fare grosso modo 4.700 bottiglie di Amarone e altre 5.000 di Valpolicella per ettaro. Ecco, io viaggio tra le 2 e le 3.000 ettaro. Non solo, ma per fare questo tipo di, per ottenere, per meritarsi questo tipo di che non è una bevanda, ma è vino. Bisogna avere anche un po' di pazienza, per cui i miei vini stanno normalmente dai 5 agli 8 anni in cantina prima di uscire e una parte viene comunque venduta dopo il 10° anno. Perché si fanno queste cose? Si fanno perché il risultato finale dal mio punto di vista è più interessante, è più buono. Dal mio punto di vista è intelligente dimostrare che siamo intelligenti. Quindi perché mangiare un po' meno bene? Io non campo 2 volte, campo una volta sola, la pancia la riempio di cose buone. E se per fare cose buone bisogna dedicarsi e conoscere la terra, e conoscere le erbe, conoscere le piante, conoscere gli animali, vabbè, non c'è problema, lo facciamo. Non c'è il segreto, non c'è tutto lì. Non dovete farvi abbagliare, costa meno, ne compriamo di più. Le cose hanno il loro valore, hanno il loro prezzo. Cominciate a tenere una gallina e saprete quanto costa un uovo, è possibile 10 centesimi all'uovo. Avete il coraggio di mangiarli, ma ci siete voi. Non è che campiamo 2 volte, questa non è la prova generale, questa è la prova definitiva. O mangiamo e beviamo bene sto giro, se no siamo fregati. Non abbiamo 2 terre, ne abbiamo una sola. O gli vogliamo bene e capiamo i suoi limiti e le sue opportunità, oppure siamo fregati. Non è che possiamo scegliere ciò che vogliamo. La terra non è una cosa che più abbiamo fame più diventa grande, è quella che è, e bisogna imparare a giocare con quello che abbiamo. Se c'è bisogno di aspettare 10 anni, qualcuno lo facciamo, dov'è il problema? Mi ha preso in parola sulle 3 ore, ragazzi. No.
Thank you.